Gol e spettacolo allo Iacovone, dove va in scena l'ultimo atto di questa stagione agonistica 2012-2013 per ciò che riguarda le partite casalinghe. Il Taranto segna un altro po' di reti dopo quello rifilato al Nardò, stavolta tocca alla Francavilla Insinni, restituendo lo schiaffo subito all'andata, alla vigilia di Natale allo stadio di Francavilla, finì 3-1 per la formazione lucana. Il Taranto che Pettinicchio manda in campo è simile a quello che si è esibito 7 giorni prima a Pomigliano, non ci sono Prete che va in panchina e Grieco che è infortunato, viene sostituito da Terrenzio nel ruolo di difensore centrale, ma è un finale di campionato, l'ultima partita casalinga della stagione all'insegna del capitano Fabio Prosperi, che segna, pensate, una doppietta, regalando così di fatto i 3 punti al Taranto. Prosperi non segnava da 6 mesi, cioè dal 24 ottobre, quando realizzò un gol alla Puteolana proprio qui allo Iacovone. 4 gol, il bottino stagionale per il capitano rosso-blu. C'è un pubblico abbastanza entusiasta sugli spalti dello Iacovone, ci sono oltre 2000 spettatori. Il Taranto riesce a raggiungere anche l'impensabile traguardo alla vigilia dei 50 punti e va ad incastrarsi al 7° posto in classifica, 90 minuti dal termine della stagione regolare. Maraglino tra i pali, questa è la formazione iniziale dei rossoblù, che hanno giocato con la classica divisa a strisce verticali, dietro Rosato e Papa sugli esterni, mentre in mezzo ci sono Terrenzio e Prosperi. A centrocampo Vice Domini, Cordua, che poi si farà male, uscirà nel primo tempo, sono i centrocampisti interni insieme con Fonzino, giovane del 95, davanti il tridente composto da Molinari, Mignogna e Curri. L'azione del gol giunge al 4° minuto quando Molinari smarca sotto porta Prosperi, che di testa sul secondo palo batte il portiere Ziembaschi, portando in vantaggio il Taranto. Taranto 1, Francavilla Insinni 0. La formazione ospite reagisce, dopo 10 minuti va alla conclusione con una girata dall'interno dell'area di rigore di Di Giorgio, il capitano però sperisce alto. Al 18° c'è un colpo di testa di Cordua sul secondo palo, dopo un cross alla sinistra il Taranto sfiora il raddoppio, la testata del numero 8 rosso-blu manda il pallone clamorosamente sull'esterno della rete. Al 22° viene ammonito Molinari per fallo di mani. 32° prodezza di Maraglino sul colpo di testa di Fanelli da distanza ravvicinata. Al 38° però c'è l'eurogol di Curri dopo una splendida azione innescata da Mignogna, verticalizzazione per Curri, una serie di scambi tra l'autore del gol e l'argentino Molinari, tanto da far ubriacare la difesa avversaria. Poi Curri prende la mira e batte di giustezza Ziembaschi. Taranto 2, Francavilla Insinni 0, il pubblico tutto in piedi ad applaudire la rete dei rossoblù per Curri. Si tratta della seconda marcatura stagionale, non segnava dal 4 novembre scorso quando realizzò un gol a Matera. Ma l'esultanza per i rossoblù dura poco, infatti Francavilla Insinni riapre subito la partita dopo appena 60 secondi con una conclusione da fuori aria di Della Ventura, che piega le mani di Maraglino. Taranto 2, Francavilla Insinni 1. Il primo tempo si chiude con una nota di cronaca: esce Cordua per un problema muscolare, entra in campo Stigliano che si piazza a centrocampo. Nella ripresa in avvio la partita del Francavilla, che va subito vicino al pareggio con una traversa centrata da Della Ventura, poi è bravissimo Maraglino a sventare la minaccia portata da Variale, che voleva avventarsi sul pallone. Al 12° c'è un calcio piazzato di Secom, ma Maraglino riesce a parare deviando in calcio d'angolo, ma sugli sviluppi di questo corner il Francavilla pareggia, batte Gilfone. Maraglino in presa alta si fa sfuggire il pallone che termina in rete. Taranto 2, Francavilla Insinni 2. Forse il momento peggiore del Taranto, che reagisce bene e passa nuovamente in vantaggio al 17° minuto, ovvero 4 minuti dopo il gol del pareggio. Costruisce Mignogna, che dopo essersi accentrato dalla destra mette un pallone in mezzo, sponda di Curri per la zampata vincente ravvicinata di Molinari, che firma così la sua 13ª rete stagionale, salendo sempre più in vetta alla speciale classifica dei marcatori. 13 gol per Molinari in 19 partite disputate, ma complessivamente in questa stagione l'argentino ne ha segnati 19, perché 6 li ha messi a segno con la maglia della Miternina nella prima fase del torneo. Al 20° c'è un altro cambio nel Taranto, entra Prete in campo al posto di Curri. Prete via a piazzarsi alla sinistra della difesa rosso-blu, mentre Papa sale tra i centrocampisti. Al 21° c'è una grande parata di Maraglino sulla punizione calciata da Secom, e ancora al 25° il Taranto
tutto, prende in mano le redini dell'incontro, vuole vincerla a tutti i costi questa partita. C'è un delizioso cross di Papa dalla destra, colpo di testa da distanza ravvicinata di Prosperi e miracolo del portiere di origini polacche del Francavilla Inzini, Ziembaski, che si rifugia in calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale un minuto più tardi c'è ancora Ziembaski che riesce a effettuare una prodezza sulla sforbiciata ravvicinata di Hernan Molinari. Al 36esimo si fa pericoloso il Francavilla Inzini con una punizione del terzino Nicolao che manda il pallone alto sulla traversa. Due minuti più tardi ancora il Taranto pericoloso, in evidenza nuovamente il difensore Papa che mette in mezzo un altro pallone per la testa di Molinari, perfetto lo stacco dell'argentino, altrettanto la risposta del portiere del Francavilla Inzini. Al 42esimo il Taranto mette in ghiaccio i tre punti sugli sviluppi del settimo calcio d'angolo della partita, Prosperi con i pettorali gonfia la rete. Taranto 4, Francavilla Inzini 2, doppietta per il capitano rosso-blu, prima doppietta della sua carriera in 8 stagioni consecutive con la maglia del Taranto. C'è spazio al 43esimo per Vapore, direttamente dalla Città Vecchia, entra in campo al posto di Francesco Funzino, autore di una prestazione brillante. Mignogna vuole il gol del 5-2, allora al 90esimo se ne va in dribbling, in slalom e si presenta davanti al portiere, fa tutto bene, tranne la conclusione, pallone che termina alto sulla trasversale della porta difesa da Ziembaski. Con 3 minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e il Taranto si congeda con un importante successo che fa morale e soprattutto fa ben sperare per il futuro. Un futuro sul quale i tifosi del Taranto con uno striscione chiedono chiarezza, soprattutto per conoscere quali sono i programmi della società alla fine di questa stagione, per la quale ci sono ancora 90 minuti da giocare. Il Taranto chiuderà in anticipo rispetto agli altri mercoledì 1 maggio alle 15 allo stadio Mazzella, Ischia Taranto contro i gialloblu che sono già matematicamente da tempo promossi in Lega Pro.